Serie A 1989-90. Il Napoli vince e convince contro l'Hellas Verona e la sfida termina 2-0. Trascinato da un ispiratissimo Diego Armando Maradona, il team di Albertino Bigon sconfigge la squadra di Osvaldo Bagnoli. A sbloccare la partita ci pensa l'attuale allenatore dell'Hellas, Marco Baroni. Il suo calcio di punizione è potente e tocca la barriera quel che basta per spiazzare l'incolpevole Peruzzi. Poco dopo arriva il sigillo del fuoriclasse. Su assist di Crippa, Maradona scarta il portiere veneto e deposita il pallone in fondo alla rete, festeggiando e applaudendo il compagno che con un gran suggerimento gli ha permesso di andare a bersaglio.